Allora, fratello, sono venuto a liberarti dal ferro, eh? Grégoire si accinge a compiere un atto che ha già compiuto centinaia e centinaia di volte, ma che a noi può sembrare fuori del tempo. L'atto di liberare uno schiavo dalle sue catene. In tutta l'Africa sussiste questo problema. I malati di mente sono trattati come gli ultimi schiavi. Sono uomini di cui l'Africa si vergogna e si dimentica di trattarli come esseri umani. Mi chiamo Grégoire Aungbonon. Sono originario del Benin. Di lavoro faccio il gommista. È questo il mio mestiere. E da questa professione sei diventato cosa? Beh, continuo a fare il riparatore di gomme. E anche un riparatore di esseri umani. In effetti. La morsa di ferro si allenta. Il polso sinistro è libero. 8 anni dopo essere stato imprigionato. Sono Giuseppe, voglio chiedere a Don Giovanni tutte le difficoltà e i pericoli che ha incontrato lungo il suo cammino in Africa negli anni. Sì, sono stato quasi 10 anni in Africa e l'esperienza di Grégoire è un'esperienza che ho conosciuto molto bene. Questo era un uomo molto semplice, vorrei quasi dire senza cultura, ma che con un piccolo gruppo di preghiera, era un gruppo di rinnovamento nello spirito, lui ha detto cosa possiamo fare e si è dato da fare per salvare i matti. In Africa i matti, come avete visto, li legano perché li ritengono posseduti da spiriti e li legano e li isolano e lui ne ha liberati più di 1000. In Africa ho conosciuto tanti di questi miracoli, ho sofferto, ho avuto tante difficoltà, ma ho conosciuto anche il volto straordinario di quest'Africa che oggi soffre ancora ma che è un continente ricco di speranze.